cosa si prova di stare alla guida di questa bellissima autovettura? È bellissima, veramente stupenda. Ti viene la voglia di tutto, di vivere, torno indietro nel tempo. Veramente stupenda questa macchinina, sembra una macchinina dei cartoni animati. È stato un fine settimana a Torre del Greco all'insegna della moda e delle sfilate per le strade della città di vespe, lambrette e auto d'epoca. Si è chiusa con successo l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale e curata dalla consigliera con delega al benessere del cittadino, Carmela Pomposo. Grande partecipazione, ieri sera abbiamo avuto la sfilata delle lambrette, una sfilata di moda, ha avuto un successone, i cittadini hanno risposto positivamente a questo evento. Stamattina invece abbiamo i maggioloni che sono bellissimi, sono allegri già solo guardandoli. È un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente in collaborazione sia con questa associazione per i maggioloni sia quella di ieri sera per le lambrette. Coinvolti diversi quartieri della città. Sabato la prima edizione della mostra raduno del club Vespetta e Lambretta città di Torre del Greco, con partenza dallo storico sito delle 100 fontane, che si è conclusa a Via Litoranea. All'arrivo nel centro storico a Corso Vittorio Emanuele, la sfilata realizzata da bimbi e modelle di abiti e gioielli messi a disposizione per l'occasione dai commercianti torresi. Domenica invece è stata la volta di una sfilata di celeberrimi maggiolini nazionali, con partenza dal sito delle 100 fontane. Abbiamo voluto portare una ventata di freschezza, una ventata di novità in città, visto che finora non c'è mai stato. Una passione più che decennale, oramai molti di noi hanno queste auto anche senza avere la patente, quindi lascio immaginare. Sono più di 30 anni molti di noi che ce l'hanno, qualcuno ce l'ha da quando era piccolo effettivamente. L'associazione è un'associazione che riunisce più di 200 appassionati di Volkswagen, di tutta la regione Campania, ma anche di alcune regioni limitrofe, Basilicata, Puglia, Molise, tanti soci del Molise, e organizziamo mensilmente un'uscita sul territorio campano, alla scoperta non solo di altri maggiolinisti, ma alla scoperta di un territorio ricco di un patrimonio storico-artistico, un patrimonio enogastronomico, quindi l'idea è quella di scoprire il territorio in tutte le sue sfaccettature. Quindi al di là del raduno noi organizziamo e siamo un'associazione culturale a tutti gli effetti. Oramai i soci sono più di 200 soci, molti di questi soci hanno più di una macchina, perché questo è un rischio che molti corrono, hanno il maggiolino e poi preferiscono avere anche un pulmino, quindi questo è un rischio che molti devono sapere e che spesso accade. Come nasce la passione per questo tipo di autovettura? Diciamo che nasce da mio marito. Mio marito, che a cui piacciono le auto in generale, ha iniziato a cercare su internet, ha visto delle cose, piano piano poi ha comprato uno di questi, un T2. Ultimamente abbiamo fatto un viaggio in Puglia con questo pulmino, è stato meraviglioso perché c'è una visuale completamente diversa, anche il viaggio è tutta un'altra sensazione. Prima di tutto ti riporti indietro nel tempo e poi anche come visuale, perché il pulmino ti dà la possibilità di guardare tutti i paesaggi a 360 gradi. È veramente un'esperienza che consiglio a tutti. Dopo una prima tappa per le strade del centro cittadino, i proprietari delle storiche autovetture hanno visitato gli ipogei delle chiese.